con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci. Puntata della Pisaniana, come vedete noi vi accogliamo in luoghi sempre diversi, è anche il nostro modo per farvi conoscere tanti angoli diversi della nostra bella Toscana, non soltanto della provincia di Pisa come Pisaniana, ma sapete ci spostiamo anche su Lucca, su Livorno e su tante altre province. Oggi per l'appunto siamo proprio nella provincia di Pisa, invece siamo tornati a casa, si può dire, e Vico Pisano davvero rappresenta uno dei luoghi del cuore per la Pisaniana, questo borgo che non è sicuramente grande, ma è ricchissimo, ricchissimo davvero di tante vestigia, di tanti monumenti medievali, di tante vicende storiche da raccontare e di tante tradizioni. E allora siamo voluti venire qua, proprio all'interno, nel seno di questo borgo, nel comune, per parlare con il sindaco, ma per parlare anche con quella che è la voce del commercio, quindi le attività produttive di un territorio, il territorio della provincia pisana, del Lungomonte Pisano, anche di Terre di Pisa, questo brand che ormai è nato da quasi 2 anni e di cui parliamo spesso, che ci aiuta proprio a conoscere quella che è la realtà dell'economia pisana in questi ultimi tempi, come sta andando, faremo il punto anche su questo, naturalmente non potremmo farne a meno, cercheremo anche attraverso un collegamento con il primo cittadino, un collega del sindaco di Vico Pisano, il sindaco di Calci, cercheremo di capire com'è la situazione attualmente dopo il vasto incendio del 24 settembre scorso sul Monte Serra che ha coinvolto, ha lambito anche naturalmente Vico Pisano e dunque insomma tutto questo nella nostra puntata. Vi preannuncio che ci sarà anche di nuovo l'arrivo del Presidente del Consiglio regionale che come sapete ha scritto di recente un libro su tutta la Toscana giorno per giorno e ha parlato tanto anche di questi comuni in cui ci troviamo, i comuni pisani e Vico Pisano anche marcatamente. Tra pochissimo dunque tutto questo, prima permettetemi di parlare di qualcosa che rappresenta la Pisaniana perché come sapete senza il circolo culturale Filippo Mazzei di Pisa la Pisaniana non potrebbe esistere. L'impegnatissimo su tutti i fronti produttore della trasmissione Massimo Balzi, il presidente del Circolo, che naturalmente è quest'anno ancora una volta a presentarsi a voi con un tesseramento che è partito proprio adesso per il 2019 e dunque io vi invito a far questo, a informarvi su quelle che sono le attività di questo circolo intitolato alla memoria di un uomo politico, un medico, un agronomo, un agricoltore, un grande avventuriero, un grande personaggio della storia a cavallo fra il 700 e l'800 che ha conosciuto veramente tutti i personaggi più importanti non soltanto in Italia ma in tutto il mondo e dunque proprio nel nome di Filippo Mazzei noi portiamo in Toscana con la Pisaniana un messaggio di libertà intellettuale, di grande coraggio e di grande voglia di espandersi a livello culturale ed economico e insomma un messaggio positivo per la nostra regione. Vi ricordo davvero di informarvi sia su quella che è stata la figura storica di Filippo Mazzei se non lo conoscete e delle attività di questo circolo che è legato davvero dall'inizio al nostro programma televisivo su 50 canale La Pisaniana www.circolofilippomazzei.net. Abbiamo bisogno di voi che partecipiate anche come pubblico alla nostra trasmissione e insomma di far parte della nostra famiglia. Adesso permettetemi di sedermi qua accanto agli ospiti che in un certo qual modo ho menzionato senza nominarli direttamente. Grazie per l'ospitalità al sindaco di Vico Pisano Yuri Taglioli e ben ritrovato a un caro amico della Pisaniana e mio personale, lasciatemelo dire, grande personalità, Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa. Buonasera Tamburini.
Allora, io direi di partire con un bel video perché ci piace tanto, l'abbiamo proposto tante volte, quello di Terre di Pisa, è un progetto, è un brand fortemente voluto dal qui presente Tamburini, ma che sicuramente sta andando sempre più avanti, sta diventando sempre più grande. Intanto vediamo questo bel video e poi torniamo in studio per parlare di Terre di Pisa. In qualche modo la pisaniana ha seguito quella che è stata la nascita e quella che è la prosecuzione di questo progetto. Tamburini, quanti anni sono ora? Quanto è il compleanno? Quando è, insomma? A febbraio. Ah, ci siamo proprio. Sì, ci siamo. Ecco, mi pareva, ho detto quasi 2 anni, sì, ma insomma. Saranno 2 anni, nata nel 2017. Ecco, qual è stato l'intento iniziale e qual è stato, insomma, come è stata la chiamata alle armi? Cioè, come ricordiamo come è iniziata questa avventura? Allora, l'idea è partita anche prima, sinceramente. Poi nel 2017, febbraio 2017, c'è stata la sottoscrizione del protocollo d'intesa che ha dato il via ufficiale a Terre di Pisa, però l'idea è venuta proprio dalle imprese del territorio, prevalentemente direi la primogenitura va ascritta alle imprese vitivinicole della Valdera, che tra l'altro hanno anche una DOC che appunto si chiama Terre di Pisa. E sono felice di dire che mi sembra ormai trascorso circa un mese, insomma a dicembre mi pare, novembre-dicembre 2018, è stato costituito anche il consorzio di tutela di questa DOC che è pure esistente, non aveva un consorzio di tutela. Noi abbiamo un po' preso il nome dalla DOC, che era già preesistente rispetto anche al marchio d'area, perché ora Terre di Pisa è diventato anche un marchio territoriale d'area. È nato perché queste aziende sentivano la necessità di caratterizzarsi, e io direi tutto il territorio aveva necessità di caratterizzarsi, perché questo è un marchio che riguarda non soltanto i produttori di vino, ma tutti i produttori di agroalimentare e del turismo. Fortemente del turismo, anche perché noi facemmo all'epoca un sondaggio molto artigianale d'accordo con gli agriturismi della provincia, e chiedevamo agli stranieri principalmente, ovviamente, ai turisti stranieri che appunto erano ospiti nei nostri agriturismi, dove avevano la percezione di essere.
Ovviamente tutti avevano la percezione di essere in Toscana, qualcuno però diceva in Maremma, altri dicevano nel Chianti, che l'Interland di Pisa fosse legato alla città di Pisa, pochi l'avevano, che fosse un territorio esatto. Quindi noi abbiamo deciso di caratterizzare, noi viviamo in una regione bellissima che ha un brand che si vende ormai da solo nel mondo, la Toscana credo sia la regione in Italia che è più attrattiva anche da un punto di vista di brand, no? Però all'interno della nostra regione ci sono le varie sottozone. Diciamo che ci sono delle sottozone che sono ormai arcinose, conosciute nel mondo, volevate fare anche voi la vostra parte, nel senso gli imprenditori o comunque sia i vari comuni volevano in qualche modo far rete, no? Gli imprenditori ci hanno sollecitato. Noi ovviamente siamo l'ente che rappresenta l'ente pubblico che rappresenta le imprese di un territorio, l'economia di un territorio, ci siamo subito messi a disposizione grazie anche alle amministrazioni locali. Eccoci qua, e quindi proprio a Iuri Taglioli che è stato uno dei primi a crederci, nel senso che insieme agli imprenditori poi della sua zona, soprattutto credo le Ari in questo caso, perché l'olio poi un po' uno degli, dei prodotti più importanti, ma non solo naturalmente, avete pensato in qualche modo di entrare in questa famiglia delle terre di Pisa? Ma naturalmente quando questa cosa ci è stata presentata, rappresentata, diciamo, abbiamo visto la luce, no? Perché devo dire, diciamo, i miei primi 5 anni mi sono tenuto anche la delega al turismo che poi ho passato al vice sindaco. Ci siamo sforzati veramente di mettere insieme le forze con le altre amministrazioni del Monte Pisano proprio per valorizzare il brand del Monte Pisano, l'olio, il Monte Pisano stesso, no? Con tutte le sue caratteristiche e le sue potenzialità, che dovevano unirsi appunto alle bellezze di Pisa, no? Alla Torre di Pisa, bello questo slogan, Terre di Pisa, che fa riferimento alla Torre di Pisa, secondo me è molto indovinato. Quindi questa cosa è stata vista come una luce e naturalmente noi abbiamo aderito subito a questa iniziativa perché avrebbe spinto le aziende ma anche le stesse amministrazioni proprio a curare insieme il brand del Monte Pisano, il brand di Pisa, per valorizzare l'olio, il vino e tutti i prodotti tipici del nostro territorio. Quindi ecco, quasi dicevamo 2 anni di compleanno insomma di questa iniziativa. Lei ha visto dei risultati tangibili? È difficile collegare le due cose, però un elemento molto positivo è che stanno crescendo le aziende che attraggono turismo a Vico Pisano, i numeri sono confortanti, non abbiamo alberghi ma abbiamo bed and breakfast che comunque fanno dei numeri molto importanti rispetto al passato, quindi questa cosa ci garantisce che stiamo andando bene nel futuro e dobbiamo continuare su questa strada. Possiamo migliorare, ma insomma ci sono segnali molto positivi. Quindi le stagioni si stanno allungando, non più agosto, comunque la stagione primaverile, ma insomma le stagioni si stanno allungando, quindi ci dicono spesso a Vico Pisano, ci dicono non modificate il vostro modo di essere, perché chi viene qua vuole vedere anche come si vive a Vico Pisano, no? Quindi, e soprattutto insomma magari viene la tentazione, Tamburini, di guardare le esperienze di un Chianti o di altre realtà, mentre bisogna assolutamente, credo, restare fedeli alla propria linea, no? No, appunto, noi abbiamo un grande punto di forza, secondo me, qui nella provincia di Pisa, che qui ancora si vedono gli usi e i costumi appunto tradizionali della gente, della Toscana, della provincia di Pisa. Il Chianti è stato un po' addomesticato negli anni, non per nulla l'hanno ribattezzato Chianti Shire. Tanta insomma, presenza di stranieri che hanno fortemente. Preso casa. Qui ancora siamo riusciti a mantenere queste tradizioni, insomma, ma anche le nostre feste, qui a Vico Pisano c'è una festa medievale importante, così come a Volterra, così. Anche questo serve, Terre di Pisa serve anche a mettere in rete questi eventi, questi avvenimenti, una scommessa è quella di riuscire a tenere più a lungo possibile i turisti sul territorio della provincia di Pisa. E questa è una sfida che riguarda persino le città, figuriamoci. Esatto, ma noi siamo avvantaggiati anche dal fatto che la gran parte dei turisti, perlomeno stranieri, che arrivano in Toscana, arrivano a Pisa, perché con l'aeroporto Galilei ovviamente c'è per quanto riguarda la Toscana, c'è la maggior parte del flusso turistico.
Poi però, come è giusto che sia, perché la Toscana è bella tutta, la maggior parte prende la macchina e va via subito dopo aver magari dato un'occhiatina alla Torre di Pisa. Ecco, noi vogliamo far capire che oltre alla torre, nella stessa città di Pisa, ci sono tante altre cose da vedere, perché la città di Pisa è bellissima, ha tanti angoli che vanno valorizzati. E oltre alla città di Pisa c'è anche tutta un'intera provincia che è spettacolare. E tra poco torneremo proprio con Tamburini a parlare dei vari aspetti e dei vari lati di questa provincia pisana. Allora, avete visto questo video di Terre di Pisa che era stato realizzato poco prima di una grande ferita che si è aperta il 24 settembre scorso. Yuri Taglioli, il sindaco, annuisce, perché naturalmente l'ha vista brutta anche lui, la comunità, hanno vissuto dei momenti davvero, davvero di grande terrore, come sempre quando la natura si scatena, e in questo caso purtroppo la natura è stata scatenata, a quanto pare. Naturalmente aspettiamo di anche su questo saperne di più, ma a quanto pare dalla follia umana. Andiamo a sentire quelle che sono le parole del sindaco Ghimenti, sindaco di Calci, che abbiamo già avuto ospite in un'altra trasmissione, sempre realizzata con Tamburini alla Camera di Commercio. In quell'occasione appunto già facevamo un primo bilancio di quella che era la situazione, già era il periodo prima di Natale e il sindaco si tolse qualche sasso dalle scarpe. In questo caso sentiamo proprio, facciamo un percorso a ritroso, iniziamo da quel 24 settembre e sentiamo con il sindaco Ghimenti la cronaca di quelle ore. Grazie Carlotta. Sì, purtroppo tra i giorni di questo mandato impegnativo, importante a servizio della mia comunità, non potrò mai dimenticare quel 24 di settembre. Era una serata normale, ricordo una giornata faticosa. Ho rivisto le interviste anche che ci sono, che si trovano su internet, ho visto che avevo un completo blu, quindi sicuramente quella mattina ho avuto impegni, mi pare di essere andato in regione. Ero a fine giornata, avevo una riunione al circolo Arci La Pieve, la Casa del Popolo, una riunione di un gruppo politico, e ricevo alle 8 circa una telefonata che era caduto un palo della pubblica illuminazione, perché era appunto una serata particolarmente ventosa. Come d'abitudine mi reco sul posto, perché in attesa dell'arrivo del reperibile di protezione civile e soprattutto della squadra che doveva rimuovere quel palo, mi sembrava, ecco, già un fatto un po' rognoso. Per fortuna non era successo niente di particolare. Fine di quelle operazioni, rientro alla riunione, mi siedo, comincio a parlare con le persone che di questo gruppo politico, comincio a parlare con loro e a ragionare. Dopo 5 minuti mi squilla il telefono cellulare, vedo che è l'assessore alla protezione civile Giovanni Sandroni, che mi dice 3 parole: vieni via, vieni in sala operativa, perché è partito l'incendio, è partito di buzzo buono, come si dice qui, vieni qua. Si gela il sangue, corri, arrivi immediatamente in sala operativa. Forse qualche secondo per renderti conto della vastità di quello che può succedere, e cominci a operare insieme a tutto il personale di protezione civile, all'assessore, al volontariato e dopo poco ai vigili del fuoco provenienti veramente dal comando provinciale, ma poi pian piano durante il corso della notte da tutte le regioni circostanti alla nostra Toscana, e comincia ad operare prima di tutto per fare l'unica cosa che si poteva fare fin da quel momento col buio: tutelare la popolazione e portarla via dalle case. Sindaco, naturalmente chiedo anche a lei quello che sono i suoi ricordi del 24, poi naturalmente quello che riguardò Vico Pisano fu più nei giorni seguenti, perché questo fuoco si espandeva a macchia d'olio, è proprio il caso di dirlo, e fra l'altro, perdonatemi la battuta infelice, ma proprio gli oliveti di questo territorio bellissimo, sono stati tanti oliveti, sono stati distrutti. E quindi quelle che sono state le sue sensazioni, perché penso che per un sindaco non ci sia niente di peggio di momenti come questi. Infatti, no, devo dire che forse ho portato un po' di sfortuna io, ma non è così, perché gli incendi ci sono stati sul Monte Pisano. Ho iniziato il mio mandato nel 2009 con un incendio a settembre e ho finito con questo incendio ancora di dimensioni molto, molto più ampie. Io mi ricordo benissimo quella sera ero ad una riunione, no, con dei cittadini,
e praticamente insomma qualcuno lesse su Facebook, no, che stava prendendo fuoco il Monte Pisano. Quindi siamo usciti e abbiamo visto, siamo andati dietro la torretta di Caprona e abbiamo visto questo incendio con questo vento fortissimo. E naturalmente la preoccupazione è andata alla impossibilità di gestire questo incendio, perché alle 10 la sera, consapevoli che diciamo, i mezzi aerei non potevano intervenire prontamente e che il vento avrebbe lavorato negativamente in questo evento. Quindi la preoccupazione era grandissima, il sindaco di Calci, che era diciamo, coinvolto direttamente, perché questa cosa era nella parte alta del Serra, no? a metà Serra, ha subito coordinato le forze per diciamo, avvertire, avvisare gli abitanti delle case sottostanti ed evitare il peggio. E su questo veramente credo prima lui, ma poi anche noi siamo stati bravi a far sì che non si facesse male nessuno, no? Poi questo non vuol dire che non ci sia una ferita grandissima, come dicevi te Carlotta, quindi veramente una ferita grande che si vede ogni volta che si va sul monte, sia sul territorio di Vico Pisano sia sul territorio di Calci, ma su questo veramente non ci sono confini. E il ricordo è veramente brutto, in questi perché 10 anni, tra poco sono 10 anni il mandato, sì, suo sindaco Taglioli, tra poco insomma si conclude il suo secondo mandato, questo è uno dei momenti sicuramente più, sì, duri. Sì, perché te in quelle ore non ti rendi conto se è giorno o se è notte, devi intervenire, devi cercare prima di tutto di salvare le vite umane, e questo è fondamentale. Mi ricordo facemmo un'ordinanza dove tutta la parte che diciamo delle case che attestava al monte doveva essere evacuata, perché non sapevamo dove poteva arrivare il fuoco, stava camminando velocemente, e quindi da Calci si era spostata a Montemagno e a Caprona, era arrivato alle 10 la sera, la mattina alle 5 era già arrivata a Caprona, quindi stava camminando velocissimamente. E quindi questa ordinanza, e mi ricordo siamo andati anche, perché poi in quei momenti ti improvvisi, siamo andati anche con la jeep e col megafono ad avvisare le persone di evacuare dalle case, perché veramente non si sapeva cosa poteva succedere. Allora, la voce della Camera di Commercio, appunto nel Presidente, che ci dice in questo momento ancora ci sono imprese che stanno soffrendo per quello che è successo in quei giorni di settembre. Voi avete fatto la vostra, avete dato il più possibile la vostra mano come Camera di Commercio, però avete, sì, magari il polso della situazione su quello che ma ancora... Indubbiamente, insomma, le imprese, sia quelle agricole ma anche quelle turistiche, hanno sofferto molto. Ci sono dei ristoranti che per parecchie settimane non potevano essere raggiunti perché le strade erano chiuse, quindi la perdita ovviamente a livello economico è tuttora incommensurabile. Insomma. Certo, noi per quello che abbiamo potuto fare abbiamo messo a disposizione qualche centinaio di migliaia d'euro per intervenire nell'immediato, nel fabbisogno immediato, verso tutte quelle aziende che hanno avuto la forza e il coraggio di ripartire, perché non ci scordiamo, dopo episodi del genere qualcuno non trova neppure la forza di ripartire e di reagire. Capito. Quindi era importante far sentire subito vicinanza a chi ha subito questo disastro. Ovvio, poi noi non possiamo certamente fare più di tanto, purtroppo le nostre risorse non ce lo permettono, e qui deve entrare in gioco. Sentiremo dopo le parole del sindaco di Menti su questo. Cari amici, come sempre accanto al nostro salotto, che in questo caso è la sala consigliare del comune di Vico Pisano, abbiamo rubato per un'ora e qualcosa di più, quella che insomma è uno degli ambienti più importanti dove si decidono tante cose riguardo alle amministrazioni comunali, a quello che appunto riguarda i borghi stupendi come quello in cui ci troviamo oggi. Dicevamo, accanto a ogni salotto c'è una cucina, e la cucina nostra oggi, come spesso avviene, è una delle più belle della provincia pisana, è quella dell'Osteria dell'Ussero all'interno della Villa di Corliano, dove ci aspetta Antonio Cappabianca con un risotto speciale. Questo solo so, vediamo cosa ci propone Antonio, il suo chef.
Buonasera Carlotta, buonasera a tutti gli amici della Pisaniana, buonasera a tutti gli amici che oggi si incontrano nel comune di Vico Pisano. Oggi vi aspettiamo numerosi, siamo qui alla Villa di Corigliano nell'osteria Lussero d'Antonio per proporvi i piatti del giorno. Oggi abbiamo pensato di preparare un menù di terra nella quale ci sarà il nostro risotto con zucchini e poi lo mantechiamo con il taleggio. Che dire, lascio la parola allo chef per quanto riguarda la preparazione in modo tale vi possa spiegare meglio quali siano gli ingredienti e il metodo di preparazione. Buona serata, a dopo. Buonasera a tutti. Cominciamo con dell'extravergine d'oliva, ci mettiamo uno spicchio d'aglio che poi toglieremo e della cipolla. La facciamo soffriggere leggermente, ci aggiungiamo le zucchine lasciandole un po' per la fine, un pizzico di sale e lasciamo cuocere a fuoco vivo per un paio di minuti, non di più. Continuiamo la preparazione del riso, ci vediamo dopo Carlotta. Grazie. Grazie all'Osteria del Lussero, noi naturalmente ci fermiamo per pochi minuti e poi ritorniamo per continuare a parlare di Vico Pisano, del Lungo Monte Pisano, della provincia di Pisa, di Terre di Pisa. A tra poco. Ben ritrovati, siamo qua all'interno del comune di Vico Pisano, davvero uno dei gioielli della provincia di Pisa e non solo dell'intera Toscana. Noi sapete siamo in tour con la Pisaniana, vi facciamo conoscere tanti volti diversi della nostra regione. A proposito di volti diversi, tornando con il nostro Walter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa, dicevamo che col brand Terre di Pisa ormai si è abbracciato quasi la totalità dei comuni pisani, della provincia appunto, e le varie parti dal Valdarno inferiore, ma poi per arrivare alla Val di Cecina, mi aiuti Tamburini? Sì, Valdera poi certo. Anche tutte le colline, ecco, che si affacciano al mare, insomma, diciamo su quelle sopra Cecina. Ecco, quindi in realtà sono un po' volti diversi, ma c'è una matrice comune. Cosa prevale? La bellezza della diversità o questa matrice comune? No, io direi che la diversità è sempre bella. Ci sono, noi abbiamo sul nostro territorio borghi come Vico Pisano, abbiamo città antichissime come Volterra, abbiamo San Miniato, ma abbiamo anche cose industriali più nuove, penso al Museo Piaggio a Pontedera, quindi diciamo si va dall'antico al moderno, quindi c'è una grande varietà. Poi Pisa, che è un gioiello a parte, insomma la Piazza dei Miracoli, come dicevo, non solo la Piazza dei Miracoli, la Certosa di Calci, e anche da un punto di vista di produzione agroalimentare c'è una grande diversità, insomma c'è il vino, c'è l'olio, c'è sul nostro territorio c'è la DOC appunto di Terre di Pisa, la DOC omonima. Quali sono le caratteristiche? Il pecorino delle balze volte ne abbiamo di prodotti importanti. Poi sul fronte del vino e dell'olio, e certo anche paesaggisticamente abbiamo davvero di tutto. Sul fronte del vino e dell'olio, quali sono le caratteristiche principi organolettiche, ci verrebbe da dire? Qual è la particolarità?
Ma allora, io non sono ovviamente chiaro, un esperto, non parliamo da esperti qui, eh. Da bevitore, insomma, da degustatore, poi magari se ci sarà chi forse saprà parlare meglio di me. Comunque diciamo che si va da vini rossi importanti come quelli appunto dell'Alta Valdera, mm-hmm. quelli che sono dentro Terre di Pisa e comunque zona anche di Chianti, sì. anche l'Alta Valdera, ai bianchi che ci sono anche verso Monte Scudaio. Questi, un'altra DOC importante è quella di Monte Scudaio, è pure quella una DOC. Ora tu vada a memoria, mi scuserà se, chi non verrà citato, perché, ma ne abbiamo veramente tanti. Poi c'è l'olio dei monti pisani che differisce dall'olio delle colline appunto della Val di Cecina e della Valdera per caratteristiche organolettiche, comunque sono tutti oli fantastici, e quindi diciamo abbiamo il tartufo, non scordiamocelo, abbiamo il tartufo della zona di San Miniato e Palaia, ecco, quindi diciamo un'offerta veramente veramente variegata, un'offerta che può accontentare tutti i palati e tutti i personaggi più esigenti, insomma qui si trova veramente di tutto. E nel anche, piccolo, e si pensa naturalmente al turista che viene dall'estero o anche dal resto d'Italia, insomma, certo. Perché poi anche il turismo autoctono, diciamo, è importante. Molto importante. E direi che sul fronte enogastronomico lo notiamo sempre più spesso, una grande attenzione, una grande ricerca da parte anche degli italiani che vogliono conoscere le diversità di ogni regione. Sondaggi fatti da chi lavora nel settore del turismo dice che un 30% dell'intero movimento turistico nasce proprio dall'interesse verso i prodotti enogastronomici, un 30% è turismo legato all'enogastronomia, e quindi questo è molto importante, insomma. Allora, poco fa nel primo blocco, io ho detto primo blocco perché è un gergo televisivo, diciamo nella prima parte della Pisaniana abbiamo parlato di quella che è stata la tragedia immane che ha devastato un territorio, il Monte Serro, comunque la provincia pisana nei comuni soprattutto di Calci, ma lambendo anche Vico Pisano, il nostro sindaco qui Iuri Taglioli ricordava quei momenti concitati, abbiamo mandato un video in cui il sindaco Ghimenti, il sindaco di Calci ha ricordato la cronaca di quella sera del 24 settembre dell'anno scorso. Ritorniamo con il sindaco Ghimenti per parlare di quelle che sono state appunto le grandi ferite, 1300 ettari di territorio andati in fumo. Sentiamo. La battaglia contro questo incendio, lo ricordo, il più devastante sul nostro territorio, a memoria degli operatori storici qui dell'antincendio boschivo che appunto si è portato via oltre 1300 ettari di territorio boscato e olivato, è andata avanti per tre giorni, 24, 25, 26 settembre. Tra il 24 e il 25 è il pieno dell'interessamento per Calci, poi si è spostato gradualmente tra il 25 e soprattutto il 26 con la conclusione a Vico Pisano. La battaglia quella sera fu, appunto, voglio ricordarlo, è stata poi vinta grazie al forte dispiegamento di forze dei Vigili del Fuoco e del volontariato, all'impegno del sistema regionale antincendi boschivi e poi decisivo l'arrivo dei mezzi aerei in forze, anche quelli nazionali, Canadair, elicotteri dell'antincendio regionale, che appunto con il risveglio alle luci del giorno ha permesso appunto il decollo dei mezzi aerei e quindi l'uomo a terra e i mezzi aerei hanno permesso lo spegnimento di questo vastissimo rogo. Ecco, il punto è che la battaglia più difficile è stata la sera del 24, quando di notte non si può operare, non volano i mezzi aerei e non possono operare neppure gli uomini a terra perché col buio il rischio sarebbe troppo elevato. Che cosa si è fatto lì? Lì si sono portate via le persone dalle case. È stato quello il momento dove, ripeto, grazie alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, ai volontari, a tutto il sistema organizzato AIB regionale, si è evitato che in un dramma ambientale, naturalistico e del territorio si assumesse e si arrivasse anche al dramma della perdita di vite umane. Questa lotta si è portata avanti nel nostro territorio, prima dalla zona al di sotto di
Castelmaggiore, quindi la zona di Caprile, la zona della località Le Casaline, dove ero personalmente anche intervenuto per allontanare le persone, perché i cittadini abbandonano malvolentieri la casa, se vedono il sindaco anche un elemento per tranquillizzare. Dopodiché il fronte improvvisamente, in pochi minuti, causa vento, si è spostato da questa zona, dalla zona del Serra e dalla zona appunto che interessava più a ridosso l'abitato di Castelmaggiore, è arrivata in pochi minuti, il tempo che io da Caprile sono arrivato di nuovo in sala operativa perché mi avevano avvisato di questo cambio di fronte, l'incendio è arrivato alle porte di Montemagno, tanto che ha interessato la frazione e addirittura l'ha superata fino poi ad arrivare il giorno dopo a Baragaglia e poi verso il Caprona e quindi interessare il territorio di Vico Pisano. Insomma, una battaglia incredibile che grazie all'impegno di tanti soggetti ha evitato almeno la perdita di vite umane. Grazie al sindaco Ghimenti che tornerà ancora nel corso di questo nostro appuntamento. Tornando a parlare di quello che è stata la tragedia del 24, 25, 26, perché insomma sono stati tre giorni assolutamente terribili per questo territorio, abbiamo parlato dei tanti ettari andati in fumo, tanti oliveti distrutti. Proprio su questo argomento è voluto intervenire alla Pisaniana un altro caro amico, il presidente del Consorzio Olio Toscano IGP, Fabrizio Filippi, che ci fa capire veramente da colui che si occupa di oliveti ogni giorno, qual è appunto Filippi, che cosa significa un olivo distrutto, che cosa significa una produzione di olivi appunto distrutti e quindi quali sono le conseguenze e quanto tempo ci vorrà per riportare un territorio come quello andato in fumo alla normalità. Sentiamo. Sì, ciao Carlotta, un saluto anche a tutti gli amici in studio. Siamo tornati qui sul Monte Pisano a vedere come la natura ha reagito dopo il drammatico incendio del settembre scorso. Siamo qui con Angelo Boi, il nostro tecnico agronomo del Consorzio dell'Olio Toscano, che ci dirà ora come intervenire, fra poco siamo nel momento giusto, come intervenire per far ripartire gli olivi dopo questo drammatico evento. Angelo, allora, come dobbiamo procedere? Vediamo che siamo in un'area particolarmente difficile, come sappiamo essere il Monte Pisano, ma vediamo anche che le piante stanno ripartendo. Cosa dobbiamo fare? Grazie Fabrizio, buongiorno a tutti. Chiaramente le situazioni sono molto variabili e distinte, perché possiamo avere delle piante come questa qui dietro di me in cui il fuoco ha danneggiato sì la parte aerea ma anche la ceppa e la parte ipogea, quindi raramente ci saranno possibilità di ripresa della pianta. In quella a sinistra invece abbiamo ancora una parte abbastanza in salute tutto sommato, quindi dobbiamo fare dei pesanti tagli di ritorno per ristimolare una vegetazione corretta e ricostituire la chioma. Come possiamo vedere nella parte retrostante ci sono altre piante addirittura praticamente bruciate sì nella ceppa e quindi alcune altre andranno eliminate anche la ceppa, magari andrà fatto qualche reimpianto e in alcuni casi invece abbiamo delle piante che possono essere recuperate. Sono situazioni difficili, diventa importante e fondamentale mantenere la copertura vegetale, mantenere la presenza delle piante, perché queste ci aiutano a gestire quello che è il territorio e la stabilità idrogeologica del fronte, che come vediamo ha delle pendenze decisamente notevoli. Per cui comunque vedete che come sempre la natura riparte e quindi dobbiamo essere sempre ottimisti. C'è un lavoro importante, un lavoro difficile, ma mantenere questi oliveti è un qualcosa di prezioso che distingue il nostro territorio e che ci rende anche inimitabili. Grazie Carlotta. Grazie Fabrizio Filippi. Giuliano Casalini è responsabile degli operai esterni del comune di Vico Pisano in cui ci troviamo, benvenuto alla Pisaniana, grazie di essere con noi. Giuliano, il sindaco ha voluto fortemente la tua presenza qui anche per ricordare quelli che sono stati quei momenti, abbiamo sentito appunto i primi cittadini che ricordavano di quelle giornate, ma insomma tu sei stato proprio lì sul campo, hai lavorato sodo per tante ore e nelle peggiori condizioni. L'impegno da parte di tutte le persone addette all'antincendio è stato massimo quei giorni, sia dalla sera, io ero reperibile quella sera e
sono arrivato fra primi, ma erano già tutti operativi. Cioè il 24 sera sei stato uno di quelli che sono stati chiamati. Chi ti ha chiamato per la precisione? A me mi ha chiamato la sala operativa regionale, ecco, direttamente sul telefono. E niente, perché era già le 10, quell'ora lì io... Quali sono state le parole che ti hanno detto? Che ti hanno detto? C'è un incendio a Calci sul monte, vai subito là. Ecco, tu eri con, di solito ti muovi con, per quanto riguarda il tuo comune, sei solo o hai persone con me? Diciamo che io la reperibilità la faccio per tutto il monte, io insieme ad altri colleghi. Quindi quanti eravate? Siamo durante il mese, siamo 5. Quanti eravate quella sera del 24? Quella sera lì siamo, piano piano sono arrivati tutti, i direttori delle operazioni, più c'era il sistema regionale, si è mosso con forza da subito, contemporaneamente. Perché l'incendio si è capito subito che era di proporzioni vaste. E a quel punto che facevate? Raccontaci proprio quello. A quel punto, diciamo, abbiamo la prima cosa da fare in questi casi è cercare di capire l'evoluzione che può avere l'incendio. Però, viste le condizioni meteo, io appena avuto la chiamata, la prima cosa ho pensato, come si fa a spengere? E tu avevi fatto mai esercitazioni in cui... Ma noi... Si va spesso sugli incendi quando capitano purtroppo e più facciamo un addestramento che la regione ci fa fare a Siena, a Monticiano, c'è un centro di addestramento dove si fa una formazione prima per diventare direttore di operazioni e poi dopo un aggiornamento tutti gli anni. Tutto questo è utile oppure quando poi si arriva in questi momenti purtroppo ci sono delle variabili che... ci fanno un pochino... È utilissimo e l'esperienza fa anche la differenza nell'operatività. Però diciamo che tutti chi è nel settore con le condizioni meteo che c'era e il perdurare della siccità che c'era in quei giorni si sapeva già dentro di noi che se succedeva un incendio sarebbe stato difficile spengerlo, specialmente col vento di quella serata. Senti, qual è il tuo ricordo più brutto? E invece voglio ricordare anche insieme a te, insieme alle persone che ci ascoltano, qual è stato il momento però che ti ha fatto più commuovere? Ma ce ne sono stati moltissimi, c'è stato bombole del gas che sono scoppiate vicino alle case e c'era il proprietario lì, ma come si fa ad andare lì a spegnere? C'erano le fiamme di 30 metri, non ci si poteva andare in nessuna maniera. E i mezzi aerei non potevano abbassarsi tanto perché c'era la linea elettrica, insomma, ci sono state tantissime situazioni difficili da gestire durante tutto l'arco, perché l'incendio vero e proprio è durato 3-4 giorni, però diciamo è durato una settimana poi, dal 24 sera si è protratto fino alla domenica che non sono arrivate le prime piogge. Sono arrivate. E siamo passati dall'allarme incendio all'allarme piogge poi dopo. Si parlava già nelle prime ore di quali potessero essere state le cause, avevate già il sospetto che potesse esserci... Diciamo le prime ore la prima cosa che si pensava a cercare di salvare le persone perché l'incendio era fra le case, era un incendio, come si dice in gergo tecnico, interfaccia. L'abitato di Montemagno a Calci è stato subito, da subito... Si capiva che l'incendio andava in quella direzione. Quante ore hai dormito in quelle notti? Le prime notti mai, e siamo andati a orario continuato. 24 ore di fila. Siamo arrivati tutti, siamo stati impegnati fino a quando ce la fermavamo e poi siamo stati tutta la settimana lì a controllare il monte per riuscire a venire a capo di una situazione che sul Monte Pisano, ma penso anche in regione e da altre parti, negli ultimi 40 anni non si era mai verificato un incendio del genere. Ecco, quanto male ti ha fatto poi sentire le notizie per cui una persona avrebbe appiccato tutto? Siamo rimasti un po' tutti nell'ambiente sconcertati da questo e niente, stiamo aspettando la magistratura che faccia il proprio corso per capire bene cosa è successo veramente quella sera. Fatto sta che le operazioni di spingimento sono state molto difficoltose e per fortuna non si è fatto male nessuno. Questo è stato veramente un aspetto davvero positivo, un grande successo. È stata anche la cosa che poi nostro. Fondamentalmente è stata la cosa principale, che è stata la cosa più importante di tutto l'incendio. Poi sono stati salvati gli animali, insomma c'è state tantissime cose durante l'incendio che sono successe. E tutti si sono dati da fare col massimo impegno, da volontari, gli operai forestali, il sistema regionale ha funzionato al massimo, l'amministrazione comunale di Vico Pisano e Calci, la protezione civile,
Ognuno ha fatto la sua parte nel migliore dei modi. Però Giuliano, a nome di Giuliano, naturalmente ringraziamo tutte le persone che si sono tanto date da fare in quelle ore. Un applauso va a te, da tutti noi. La bellezza di questi luoghi, la bellezza di Vico Pisano passa naturalmente attraverso la Rocca del Brunelleschi, questo edificio che è stato ristrutturato, perché non è stato realmente creato da zero da Brunelleschi, ma diciamo che questo architetto e ingegnere rinascimentale che ha fatto tra i più grandi capolavori della storia, insomma, io ricordo sempre la cupola di Firenze, perché per me resta una delle cose più incredibili fatte dall'umanità. Ebbene, la Rocca dei Brunelleschi è quello che è l'immagine, insomma, di questo stupendo borgo in cui ci troviamo, Vico Pisano. C'è la questione camminamento. Allora, dobbiamo riconoscere che durante i 10 anni di amministrazione comunale di Iuri Taglioli davvero si sono aperti tanti spazi importanti, torri, perché questo borgo è famosissimo anche per questo, ci sono tante torri, 11 se non sbaglio, insomma, molte sono state riaperte, rimesse a nuovo, insomma, ci sono stati davvero tanti sforzi da parte dell'amministrazione comunale, immagino anche di privati che hanno dato contributi, perché da soli, insomma, sarebbe stato molto possibile. Certo. Ecco, il camminamento, si attende questo camminamento lungo quelle che sono le mura e anche la rocca? Sì, infatti, no, la bella notizia è questa, appunto, che dopo diciamo, chiusa la fase degli interventi che sono andati veramente a recuperare tutta la parte delle mura del borgo murato, si è aperta questa nuova fase che dovrebbe andare a recuperare direttamente il camminamento. Intanto è stato illuminato e è stato recuperato dal punto di vista architettonico. Sì. Questo si può vedere quando si passa da Vico Pisano. Sì. Però l'obiettivo nostro era quello di far salire sulle persone e far ripercorrere il camminamento come facevano in quei tempi, quando l'Arno passava da qua vicino. Certo. E ci abbiamo messo veramente tanto insieme al vice sindaco Ferrucci, abbiamo cercato di intercettare finanziamenti col Ministero, con la Regione, ci siamo riusciti. Sono partiti i lavori, quindi in questi mesi sono partiti i lavori, che dovrebbero concludersi entro l'anno 2019. Quindi insomma, sono elementi positivi, e poter vedere salire le persone come avveniva una volta per noi è di fondamentale importanza. Attualmente la proprietà è sempre della famiglia Ferr, se non sbaglio. Sì, sì. Da parte loro ci sono stati contributi? Naturalmente, quindi, no. Diciamo che con loro abbiamo fatto un accordo, una convenzione, che loro lasceranno aperto questo camminamento a tutti i visitatori e naturalmente alla comunità. Permettetemi anche di ringraziare un amico che è Ranieri Fascetti del gruppo culturale Ippolito Rosellini e anche tra l'altro presidente dell'associazione Brunelleschi, che è stata formata, se non erro, un annetto fa, per ricordare proprio quelli che sono i comuni che sono stati toccati dal genio di Brunelleschi, in qualche modo. Naturalmente Vico Pisano. Abbiamo individuato volutamente tutte le amministrazioni nella persona del professor Fascetti. Beh, insomma, ha fatto tanto Fascetti per Vico Pisano. Quindi riconosciamo tutti il ruolo. Ecco, e quindi lo aspettiamo presto di nuovo qui alla Pisaniana. Torniamo a vedere che cosa sta succedendo a Villa di Corigliano, nella nostra cucina dell'Osteria del Lussero, con Antonio Cappabianca e il suo risotto meraviglioso. Allo chef la parola e lo spazio adesso. Eccoci qua con la seconda parte della cottura del riso. Ora possiamo togliere l'aglio, aggiungiamo lo zucchino crudo e il taleggio. Un mezzo vestolo di brodo vegetale. Ora il taleggio si scioglierà e legherà il riso con le zucchine. Ancora qualche minuto e poi lo impiattiamo.
E si conclude qui la seconda parte della Pisaniana. Io ringrazio davvero il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Walter Tamburini, che troveremo però in altri appuntamenti, già ve lo dico. Grazie a voi. È una promessa che strappo naturalmente al nostro Tamburini. Grazie a Giuliano Casalini e al suo racconto bellissimo di quelli che sono stati i giorni della tragedia del 24 settembre scorso. Grazie a lei e a tutti i suoi collaboratori. Rimane con me il sindaco di Vico Pisano, Iuri Taglioli. Siamo qui nella sala consigliare del comune di Vico Pisano, dove tra poco sta arrivando il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, e voi lo aspetterete con me, vero? Vi aspetto. Noi abbiamo deciso di chiamarla Vica Pisana, perché è la gatta del comune di Vico Pisano, nel senso che abita queste stanze come fosse la propria casa, e devo dire che ha davvero del buon gusto questa gattina per iniziare la nostra terza e ultima parte della Pisaniana. Eccola qua, tra l'altro bella pesante. Grazie Vica di esserci venuta a trovare. Il nome, sai chi l'ha scelto per te? Il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, che è arrivato da poco in trasmissione. Presidente, ben ritrovato. Allora, accanto a me naturalmente ancora il sindaco Iuri Taglioli. È vero, presidente, che ricordiamo è uscito da pochi giorni il suo libro, l'ultimo libro, La Toscana giorno per giorno. Possiamo dire che lei è un po' un debole per Vico Pisano? Sicuramente, perché questa è una città che è stata amata da Firenze fin dai suoi primi momenti in cui cercava di guardare Pisa. Quindi pensare a Brunelleschi, che qui l'uomo della cupola, l'uomo della cupola del Duomo a Firenze, quindi del Rinascimento, pensare a Leonardo da Vinci, che qui veniva a scrutare il corso dell'Arno e a capire, perché aveva già capito che qui poteva essere deviato l'Arno, perché vi è una condizione particolare. L'Arno qui vive su un terreno alluvionale rialzato, che aveva fatto quasi da barriera per una depressione su cui si era nel corso di secoli costruito il lago di Bienne. Il pensare che qui i grandi ingegneri dei granduchi leopoldini, ovvero Leonardo Ximenes, che era l'ingegnere preferito di Pietro Leopoldo, e poi Alessandro Manetti, che era l'ingegnere preferito del granduca suo nipote, Leopoldo II, compirono delle opere straordinarie. Le cateratte dello Ximenes, Iuri Taglioli le sta restaurando, hanno presentato un bel progetto al Ministero, e dall'altra la botte, questo canale ingegneristico straordinario di 255 metri che passa sotto l'Arno. Eccolo qua. Vediamo proprio nel libro di Eugenio Giani, La Toscana 16, giorno per giorno, il 16 settembre del 1854, il condotto della botte fra Vico Pisano e Calcinaia. Un'opera che è unica in Europa, perché far passare un canale sotto un fiume come l'Arno, perché l'Arno, ripeto, sul terreno alluvionale di 3 o 4 metri, ma fa da barriera al fatto che le acque che vengono dagli Appennini e che dopo Capannori si depositavano nel grande lago di Bienne potessero sfociare a Stagno, a Livorno, e quindi ecco il canale sotto. Pensare che Alessandro Manetti il 16 di settembre del 1854 partì con i lavori, ma non li concluse mai, perché quando era pronto per l'inaugurazione in Toscana era arrivato il governo provvisorio. Il granduca Leopoldo II era stato scacciato, era già ritornato verso Bratislava e Vienna, e conseguentemente non ci fu mai un'inaugurazione. C'è una lapide che suona ironica: al grande genio del Manetti non fu mai reso omaggio. Glielo abbiamo reso noi, io con Iuri Taglioli abbiamo voluto, proprio nel contesto della festa della Toscana, che quindi ricorda le opere e la grande capacità realizzativa dell'epoca dei Lorena, gli abbiamo voluto rendere omaggio. Iuri è stato bravissimo nel coinvolgere chi consente l'illuminazione, la regione ha dato un contributo. Morale della favola: oggi possiamo tutti vedere queste due canne
della botte, di questo canale 255 metri in due corsie, che poi abbiamo visitato con un'imbarcazione, vi posso dire che è affascinante. E ecco, quando Taglioli, mi viene da chiedere a Taglioli, che alla fine del suo secondo mandato e dunque ne ha fatte, diciamo, di operazioni per mantenere viva la memoria anche di tutto questo, come ci ricordava con la sua veramente onniscienza il nostro Presidente del Consiglio regionale, ecco, tante sono state le opere di recupero durante i suoi 10 anni. Ma diciamo che gli interventi, diciamo, che sono andati a recuperare i beni storici sono stati tantissimi, veramente. Però la cosa entusiasmante, veramente, che ci ha coinvolto entrambi con Eugenio, quando siamo entrati con il barchino sotto le canne, abbiamo fatto 250 metri sotto una canna e poi siamo tornati indietro e abbiamo fatto altri 250 metri. Eravamo qui che nel mese di luglio, se non sbaglio, sì. era estate, quindi una cosa, per me un'esperienza bellissima che non avevo mai fatto e che diciamo rende merito alla grandezza di quell'intervento che io non credo oggi siamo in grado di fare, nessuno di noi sarebbe in grado di farlo oggi, invece veramente questo intervento enorme che ti fa capire, in quei momenti noi siamo passati sotto al fiume Arno. Insomma, una bella impressione. Questi sono momenti in cui i sindaci, i primi cittadini, coloro che amministrano un territorio, vivono delle belle emozioni. Abbiamo sentito poco fa, e lo risentiamo adesso, invece, il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, che ricorda quelle che sono state le terribili emozioni vissute il 24, il 25, il 26 settembre scorsi. E lo risentiamo ancora una volta, ve lo dico subito. Il sindaco Ghimenti si toglie ancora una volta i sassi dalle scarpe, ringrazia la regione, ringrazia chi ha aiutato, ma lancia delle precise accuse al governo. Lo sentiamo. Ciao Carlotta, sì, diciamo che la fase di emergenza in realtà non è mai finita, è finita la fase di spegnimento dell'incendio per quanto riguarda il nostro territorio il 26 di settembre. La fase di bonifica, che è quella immediatamente successiva allo spegnimento, quindi sono squadre, centinaia di persone che lavorano sul perimetro per evitare le cosiddette riprese, è finita domenica 30 settembre, quando c'era già la prima allerta meteo per pioggia tra il 30 settembre ed il 1 di ottobre. Un'altra nottata passata in sala operativa, perché dopo un incendio del genere, e basta vedere il territorio, quella è la zona più colpita, la parte dei Ronchi, dove sono anche le 12 case distrutte e danneggiate dall'incendio, il territorio è molto più a rischio. Quindi avevamo già paura quella prima notte tra il 30 di settembre e il 1 di ottobre. Da lì si è lavorato senza perdere un giorno, grazie soprattutto, lo devo ricordare, alle risorse messe in campo dalla Regione Toscana, perché il primo giorno il Presidente ha stanziato il decreto, ha firmato il decreto, l'8 di ottobre ha già stanziato 1,5 milioni di euro per far cominciare i lavori che, come si può vedere, hanno consistito sia nell'effettuazione di opere di riduzione della velocità dello scivolamento dell'acqua, di arresto dei detriti, come queste fosse che hanno incanalato l'acqua in quelle che sono le direzioni originali, la risistemazione completa della strada della via provinciale del Monteserra, sulla quale ci troviamo, col nuovo asfalto, li potete vedere, i guardrail, perché non ci sono più piante che possono fermare la caduta di un'auto, quindi ci sono appunto queste opere che sono state fatte dalla provincia col sostegno economico della regione, e poi decine di migliaia di piante bruciate che, come vedete, sono state utilizzate con questa tecnica di tagliare i tronchi a un metro di altezza per fare queste opere che si chiamano graticciate. Sono delle barriere che permettono di frenare il detrito più consistente e diciamo arrestarlo e fare in modo che non cada a valle, in questo caso sulla strada o sugli abitati principali. È poi stata fatta in molte zone opera di regimazione idraulica, sono state riaperte delle fosse di guardia, è stato scavato la cosiddetta unghia della montagna per fermare il detrito più fine. Insomma, opere incredibili che sono tuttora in corso, che andranno avanti per alcuni mesi, fin quando la natura non farà completamente
completamente il proprio corso, ci sarà la ricrescita della vegetazione, che è quello il momento in cui, con il ritorno delle piante, degli alberi e del sottobosco, si potrà dire che la fase di emergenziale sarà completamente finita. Quindi, e questo dobbiamo essere assolutamente sinceri, abbiamo lavorato tantissimo. La Regione Toscana, il Consorzio di Bonifica, la Provincia, il Comune di Calci, l'altro, il Comune di Vicopisano, abbiamo lavorato tantissimo con cantieri diffusi, ma il rischio permane e permarrà fin quando non ci sarà il ritorno del bosco. Stiamo parlando di diversi anni di rischio aumentato sulla testa. È per questo che abbiamo fatto una battaglia alla quale la Regione ha risposto e purtroppo ad oggi il Governo, invece, il Governo nazionale, non ha risposto. Non ha mandato una lira né per la sicurezza del territorio, per fare altri lavori di messa in sicurezza, non ha mandato una lira per quelle 12 famiglie che hanno perso la casa. Io questo lo voglio dire chiaro a tutti, può succedere a tutti noi. Io credo che uno Stato civile è uno Stato che dà una mano ai cittadini che perdono la casa, indipendentemente dalla causa per cui l'hanno persa. Il Governo ha aiutato Genova e ha fatto bene, ma l'ha aiutata anche per le case che sono state rese inagibili, e qui il Governo deve fare la stessa cosa, deve dare una mano ai cittadini a ricostruire lì dove fanno anche un presidio per il nostro territorio e la sicurezza di tutti noi. Ma nemmeno un euro per le imprese danneggiate ci ha messo il Governo. Avevamo ristoranti che non hanno lavorato e giustamente chiedevano di riaffrettare la riapertura della strada. Anche per loro il Governo poteva riconoscere il mancato guadagno, non l'ha fatto. L'ha fatto invece la Camera di Commercio con un bando importante per mettere delle risorse per chi ha avuto danni e intendeva ripartire. Ma il mancato guadagno lo poteva ristorare solo il Governo. Insomma, non voglio fare polemica, voglio solo fare l'ennesimo appello. Date una mano a questo territorio. Abbiamo bisogno di altri lavori per la messa in sicurezza, abbiamo bisogno di risorse per le attività danneggiate e per chi ha perso la casa. Aiutateci, il Monte Pisano aspetta. I cittadini aspettano, con fiducia anche, ma dopo, se questa fiducia non sarà ripagata, ci sarà una grande veramente disillusione nei confronti di chi ci governa. Quindi io mi auguro che questo venga finalmente fatto. Grazie al sindaco di Messina. Io una parola la vorrei di nuovo, anche se naturalmente molto intervenuto già nei mesi scorsi il nostro presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, su quella che è attualmente una ferita ancora aperta. Ma sono più di 1000 ettari, è il disastro più grande che si sia vissuto in queste zone, e io ricordo quel mattino seguente, ancora i legni erano fumanti dell'incendio, quando ci recarremo in alto sopra Montemagno, il luogo che nel comune di Calci è chiaramente stato quello più colpito, ma che un miracolo, e secondo me Eugenio III è intervenuto ancora, un miracolo ha preservato dalle fiamme. È come se fosse bruciato tutto intorno, ma il paese natale di questo Papa, che appunto dà il nome a Monte Magno, fosse nuovamente intervenuto a salvare gli abitanti di quel borgo. Però in dubbio salimmo sopra, ci rendemmo conto quelle abitazioni che erano state o devastate o comunque parzialmente toccate. Ricordo con la famiglia che mi raccontava di fronte all'abitazione in fiamme come loro avevano fatto una scelta da Pisa di venire ad abitare qui con i loro figli, e che quella notte per fortuna il figlio era in moto giù in città, loro si erano resi conto di cosa stava accadendo, quindi riuscirono a prevenire e a salvare la loro vita fisica, ma a fare vedere la casa che con tanto amore, come mi veniva distrutta, mi veniva descritto, avevano costruito e lì era distrutta. Devo dire che c'è stato un impegno fortissimo della amministrazione, e a Alessandro Ghimetti dobbiamo dare il merito di aver in quel momento fatto da punto di riferimento per il mondo del volontariato, per tutti quelli che erano gli operatori professionali, a partire dai vigili del fuoco, ma le altre forze dell'ordine pubblico che sono venute qua a Calci. E io sono convinto che abbiamo dimostrato il buon governo e la compostezza di sindaci come Ghimenti, come Iuri Taglioli, come sindaco di Buti Ilari, che hanno avuto capacità di saper porre diciamo un'organizzazione all'altezza della situazione per una calamità drammatica, perché poi qui siamo in luoghi in cui la natura si sposa con la storia e con la cultura. Se noi pensiamo a questo ambiente del Monte
Monte Pisano, mai sufficientemente valorizzata come dovrebbe. Vediamo che da un lato Alessandro Ghimenti ha di fronte a sé quello splendido esemplare di Certosa, che secondo me è la più bella d'Europa. E che è presente naturalmente nel libro. Libro naturalmente a maggio, al 30 di maggio, io ricordo come era il 1365 quando fu posto, fu approvato il progetto e l'anno dopo posta la prima pietra. E contemporaneamente noi entriamo in Vico Pisano e ci rendiamo conto come qui vi sia la presenza di Leonardo, vi sia la presenza del Brunelleschi, il Vasari che nel Salone dei 500 dipinge questo percorso, e ora anche nostro, perché noi rifacciamo il camminamento, ma vi è la presenza. Entro il 2019 il camminamento sarà realizzato. E poi allora, a proposito, a Buti, dove c'è quel palio meraviglioso che il 20 di certo. gennaio potremo vedere la prima manifestazione popolare certo. che si vive in Toscana. E altro aspetto importantissimo, che Dante Alighieri fu talmente colpito da questi luoghi che ci descrive la torre di Caprona, la torre che è stata preservata dalle fiamme ma sotto cui si organizzava gli ordini di Massimiliano Ghimenti, la protezione civile, e dall'altra la fortezza della Verruca, questo luogo straordinario che è stato toccato dalle fiamme. Insomma, siamo in un crogiuolo di cultura, di natura, di bellezza che la Toscana offre. A proposito di bellezza, di cultura, di tradizioni, al 3 maggio del libro del nostro presidente si parla di tradizioni della festa della Santa Croce. Il 3 maggio anche nel comune di Vico Pisano, a San Giovanni Lavena, naturalmente viene celebrata. E allora, guardate che servizio che vi proponiamo con la redazione di 50 Canale, perché, e qui ho bisogno anche del sindaco, che cosa successe a San Giovanni Lavena? Si era creato qualcosa per cui non era più accessibile dai fedeli e dallo stesso Don Paolo, il parroco, giusto? E quindi insomma si richiedevano dei lavori. Anche qui sono in corso e presto, molto presto ci sarà la riapertura della struttura, proprio la domenica prima delle Palme, se non sbaglio, sentiremo. Un commento? Sì. Naturalmente è successo, l'anno scorso, no? Una cosa gravissima, c'è stata un'esplosione, no? Durante i festeggiamenti, la ricorrenza, quando i fedeli si ritrovano, mangiano insieme, passano questi momenti insieme nell'attesa della festa della Santa Croce, c'è stata un'esplosione che ha fatto esplodere completamente la chiesa, quindi la chiesa completamente distrutta. Quindi si partiva praticamente da zero. Mamma mia, quindi, ogni tanto sentite la nostra gatta. Uno dei momenti bruttissimi, no? Che si vivono da sindaco, no? L'esplosione, vedere sparire uno dei simboli del nostro territorio è veramente brutto, per i sangiovannesi ma anche per tutti noi. Ci sono arrivati messaggi di solidarietà da tutto il territorio, quindi la cosa positiva, come dicevi te Carlotta, è che i lavori stanno finendo. Devo dire anche celermente, è stato fatto tutto molto velocemente, ne siamo felici. Molto rapidamente. E allora, tutte le cose. Sentiamo Don Paolo, il parroco di San Giovanni a Lavena, e poi torniamo. Si ricompone la fisionomia di questa parte di Monte Pisano con la inconfondibile sagoma della chiesetta di Castellare che sovrasta la cava alle spalle di San Giovanni a Lavena nel comune di Vico Pisano. Ormai è solo un ricordo, la devastante esplosione che il 2 maggio del 2017 distrusse completamente questo luogo di culto tanto caro ai residenti. L'esterno è praticamente terminato ed i lavori da fare che mancano sono nel pieno rispetto del cronoprogramma. Don Paolo è soddisfatto dei lavori? Sì, i lavori stanno procedendo bene. E penso nella settimana prossima faremo il pavimento all'interno della chiesa. E poi, una volta fatto il pavimento, si imbiancherà l'interno e poi ci sarà da mettere l'impianto elettrico, i fili, insomma. E allora c'è già anche la data per la nuova inaugurazione. Allora, io ho già fissato l'arcivescovo per l'inaugurazione, che avverrà il 7 aprile, quindi la domenica prima delle Palme. E ci sarà l'inaugurazione, noi partiremo di qui dalla chiesa, diciamo sì, una processione, non fiaccolata, ma insomma una processione. Soddisfatto di come ha partecipato tutta la comunità dando del suo alla realizzazione del nuovo chiesino di Castellare? Sì, si potrebbe fare sempre di più, potevano fare qualcosa di più, comunque insomma il paese ha contribuito, non soltanto il paese.
pezzo della tradizione religiosa e comunque sia del mondo della società civile è stato recuperato ancora una volta grazie all'impegno, beh, in questo caso chi c'è da ringraziare anche forse? Ma diciamo che la Chiesa ha fatto un grande lavoro, poi gli abbiamo dato una mano nella logistica e in tutto quello che gli serviva, ma sono stati veramente bravissimi. La Chiesa, il gruppo, abbiamo coordinato la soprintendenza con i tecnici, veramente è stato fatto un grande lavoro di squadra con gli uffici comunali e quindi se oggi siamo a questo punto è anche merito di tutti. Bene, allora la Toscana giorno per giorno di Eugenio Giani, edizioni Sarnus, abbiamo avuto il Presidente del Consiglio regionale ospite anche di un appuntamento in cui abbiamo parlato marcatamente di Lucca, della provincia di Lucca, degli episodi che sono all'interno del suo libro, che appunto è proprio giorno per giorno, ogni giorno si ricorda una data particolare di una frazione, di un comune, di una città della nostra Toscana. Niente, nessuna parte della Toscana diciamo è stata dimenticata, dobbiamo dirlo. E allora ci siamo visti con Eugenio Giani, che era la prima puntata del 2019, era poco passato il Capodanno, ecco qui a Pisa invece per quanto riguarda Pisa e la sua provincia il Capodanno ancora non è stato passato. No, il Capodanno a Pisa come in tutta la Toscana, ma a Pisa con una specificità è il 25 marzo, lo dice la storia. Del resto guardate un pochino anche a come noi pronunciamo, stiamo attenti a come pronunciamo i nomi dei mesi, ad esempio quando voi parlate di settembre, poi nel momento in cui andate a scriverlo su un foglio, settembre lo contrassegnate col 9, ma è sbagliato perché settembre significa 7. Ottobre voi lo segnate con un 10, ma in realtà ottobre è ottobre, lo dice il toponimo. Novembre è un 9, e perché 11? Dicembre è un 10, e perché deve scrivere 12? In realtà lo facciamo perché questo è il calendario gregoriano e quindi ha mantenuto i nomi precedenti degli ultimi 4 mesi, ma è deciso di partire il 1 gennaio. Ma questo avviene dal 1582, da quando Papa Gregorio volle unificare tutti intorno al 1 di gennaio. La Toscana viveva invece il primo giorno dell'anno il 25 marzo, come i romani. Perché i romani facevano partire il calendario dal giorno delle idi di marzo. E era anche legittimo, come facevano i romani e come faranno poi i toscani, che la primavera, che è il momento del risveglio, il risveglio della natura, il risveglio dei sensi, il risveglio della vita, parta l'anno. Naturalmente in Toscana cosa era avvenuto? Essendo una città, Pisa come Firenze, come Massa, come Lucca, come Siena, città trasformate o fondate dai romani, la cultura romana aveva reso abituale partire dalle idi di marzo. Si passa dal paganesimo al cristianesimo, si adatta al calendario cristiano. Cosa c'era più vicino alle idi di marzo, cioè al 15 di marzo? Il 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione, quando l'Arcangelo Gabriele dice alla Madonna che in grembo, senza aver fatto l'amore, vi è la presenza del Cristo nostro Signore. Naturalmente il 25 di marzo è il momento del concepimento, 9 mesi esatti dopo, il 25 di dicembre, è il giorno della Natività, è il giorno in cui nasce Gesù bambino. Quindi pensate anche da un punto di vista sacrale e secolare, com'è bello il 25 marzo, è il motivo per cui a Pisa, e qui va reso onore a Pisa, perché fra tutte le città toscane è quello che lo festeggia e lo ricorda più di altre, ma come Regione Toscana stiamo cercando di incentivarlo, ma va reso presente come per questo tutti i pittori toscani hanno una loro bella annunciazione. Ce l'ha Leonardo, il quadro più bello di Leonardo da Vinci, quest'anno festeggiamo i 500 anni che c'è agli Uffizi a Firenze. Ce l'ha il Beato Angelico, ce l'ha Pier della Francesca, ce l'ha Giotto. Tutti hanno fatto l'annunciazione e sono ricche le nostre chiese di annunciazioni. E naturalmente il 25 marzo, lo ricordo nel libro, proprio perché era il primo giorno dell'anno, Eugenio IV, il Papa, viene a Firenze per inaugurare, siamo nel 1436, il Tempio del Rinascimento, la cupola del Brunelleschi. Brunelleschi è presente a Firenze come a Vico Pisano. Ecco, tanti sono gli aneddoti
aneddoti che il nostro presidente cita nel suo libro, ve lo potete immaginare. Per quanto riguarda la provincia di Pisa, io vorrei arrivare anche a quella che è l'attualità con l'Aiatico, per esempio, che è veramente una calamita per quanto riguarda, ecco, l'interesse da parte anche di tanti stranieri, grazie a un personaggio che è un vanto per la nostra regione. Il grande Bocelli a Firenze gli viene dato in questi giorni addirittura la sede della fondazione, l'annunciato il sindaco proprio in questi giorni, proprio nel luogo dove era il tribunale, che è stato spostato poi a Novoli, ovvero in piazza San Firenze, nel cuore, nel centro della città, avrà coabitazione con la fondazione Zeffirelli. Ma io nel libro, mi sembra sia l'8 giugno, ora non ricordo esattamente, 27 luglio del 2006, 27 luglio, ho messo il giorno della inaugurazione nel 2006 del famoso Teatro del Silenzio, che ormai è un monumento della Toscana. Anzi, quando io vivo i concerti che in quel periodo ci accompagnano alla giornata in cui l'Aiatico diventa capitale d'Europa con l'iniziativa di Bocelli, vedo quelle colline belle come quelle della Val d'Orcia. Mi viene da dire a dei sindaci della Valdera che potrebbe essere posto il vincolo dell'UNESCO, come è stato fatto in Val d'Orcia, come stanno chiedendo nel Chianti. Ma contemporaneamente pensi che in un paese poco più di 1000 abitanti la presenza di un personaggio mondiale come Bocelli davvero è stato un motivo di grande valorizzazione. E anche di innalzamento del reddito pro capite, mi pare. È vero, anche. È vero, brava. Anche quello del libro però non l'ho messo. E allora, noi andiamo a vedere, perché è giusto quando parliamo del nostro ristorante, vedere anche quello che è il contesto, qual è la Villa di Corigliano, che è naturalmente sul Lungomonte Pisano ed è uno dei luoghi magici proprio della provincia di Pisa. Andiamo a conoscerla. Thank you.
Mariano, tra poco andiamo anche nella cucina, ma prima vorrei dal presidente Eugenio Giani una piccola sua valutazione su quello che potrebbe essere la fisionomia della provincia di Pisa, delle terre di Pisa. Abbiamo parlato poco fa col presidente della Camera di Commercio Tamburini, c'è il Chianti, c'è la Maremma, come riuscire a dare una fisionomia comune a quella che è la provincia di Pisa? Gli imprenditori ci provano a tutti i costi, hanno fondato questo brand Terre di Pisa e contano appunto sul far rete, che naturalmente è molto importante anche per il richiamo dei turisti, che insomma Ma io direi che il brand della provincia di Pisa è quell'armonia fra la valle e le colline che rappresenta nell'Arno il cuore della realtà produttiva, e quindi pensiamo al Val d'Arno inferiore, a ciò che significa per l'economia della Toscana avere concentrate 600 su 1200 imprese italiane nella conceria in quei comuni, sono 5 nella provincia di Pisa, 1 nella provincia di Firenze, Fucecchio, ma quelli della provincia di Pisa sono San Miniato con Ponta Egola, sono Castelfranco di Sotto, sono Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Montopoli, dove davvero la trasformazione della pelle in elemento di qualità, di bellezza, di moda diventa un fenomeno straordinario. E dall'altra al Val d'Arno si accompagna questo inserimento delle valli che ti porta a colline bellissime. Pensate a quando i medici decisero di realizzare quella fortezza straordinaria a Lari, ma considerate come la Valdera sale su con queste propaggini che ci regalano da Peccioli a Santo Pietro, a Capannori, fino ad arrivare alle valli sconfinate che ci offre il Teatro del Silenzio su all'Aiatico, per giungere nel tesoro di quello che è l'Etruria centrale, ovvero quella città di Volterra che fu la vera capitale del mondo degli Etruschi, molto presente nel suo libro, questo dobbiamo dirlo, vero? Ma contemporaneamente ci tiene molto a Volterra. È anche un luogo così importante durante il periodo romano che dopo San Pietro, il cuore della civiltà cristiana, nella chiesa fondata a San Pietro, vede proprio in lino ha dato i natali al secondo papa. Il secondo papa, non a caso. Non è che lo sapevo, io l'ho letto nel libro, io ho letto quasi tutto ormai, giorno per giorno. Quindi, la Toscana giorno per giorno di Eugenio Giani. La provincia di Pisa è uno scrigno di armonia fra colline, fiume e cultura, che proprio sul Monte di Pisano trova questa concentrazione paese per paese di tradizioni. Allora, Sindaco, fra poco siamo alla fine del secondo mandato, a maggio mi veniva da parlare con lei di Castello in Fiore, ma in realtà sarà già un altro il Sindaco. No, la settimana prima, diciamo che Castello in Fiore. La settimana prima, quindi si conclude con i fiori. Sì, me lo si conclude con i fiori. Senta, innanzitutto che cosa già pensa, cosa farà, il suo futuro qual è? Tornerò a fare il mio lavoro, sicuramente, che è il falegname, faccio con grande... grande attenzione sul territorio. Quindi tornerà al suo lavoro, e che cosa lanci già da ora un messaggio al nuovo sindaco? Cioè che cosa il nuovo sindaco, intanto mi auguro che sia che sia in continuità con quello precedente. Vabbè, glielo concediamo. E poi su questo vedremo, ma io voglio invece lanciare veramente voglio dire una cosa bella, no? Dopo 17 anni di impegno, credo di poter dire che a Vico Pisano si vive benissimo. È un territorio bellissimo che si sviluppa fra il davvero, facciamo fra un fiume, applauso al sindaco per il fiume e il monte, quello che è stato il suo impegno. E dove vengono tantissimi ospiti, sia turisti, ma tante persone anche a vivere, tante famiglie, perché probabilmente siamo riusciti a dare, non solo io, anche i miei predecessori, siamo riusciti a dare un forte impulso, e su questo insomma devo ringraziare tutti i miei collaboratori e i cittadini stessi che insomma danno quel valore aggiunto alla scuola, al sociale, al turismo e a tutto ciò che appunto si sviluppa a Vico Pisano. Grazie, viva Vico Pisano, tra poco gli ultimissimi saluti, prima però andiamo a vedere che cosa succede al ristorante L'Osteria del Lussero a Corigliano con il nostro Antonio Cappabianca e poi ci ritroviamo, tra poco. Ora Carlotta, siamo pronti per impiattare. Un giro d'olio. E il piatto è pronto.
Eccoci qua Carlotta, il piatto è pronto, questa sarà una delle portate che stasera avrete il piacere di degustare. Naturalmente questo è una delle portate che farà parte del menù. Abbiamo pensato di fare un antipastino misto con dei crostini un po' di affettati, poi accompagnati con due assaggi di primo, tra le quali il nostro risotto con zucchini e manteca d'altaleggio. E stasera vorremmo riproporvi un filetto di manzo cotto al cartoccio con sale affumicato. A questo punto la carne avrà il sapore di affumicatura, come se fosse affumicata. Naturalmente il tutto sarà accompagnato dal vino Le Redole di Castanuova, una nuova cantina che quest'anno si aggiunge alle due cantine già appartenenti al club Gli Amici del Circolo Mazzei. Un vino rosso toscano di Terricciola, facente parte di Terre di Pisa. Che dire, vi aspettiamo numerosi, questa sera si assaggiano dei piatti diversi, piatti nuovi con un vino del nuovo nostro amico Le Redole di Castanuova. Tanti saluti a tutti, agli amici del comune di Vico Pisano, arrivederci, ciao. Grazie, adesso arriviamo e mangiamo tutto, perché è messa così. Grazie davvero anche all'Osteria dell'Ussero della Villa di Corigliano. Vedete il libro del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, La Toscana giorno per giorno, edizioni Sarnus. Speriamo di riaverlo ancora per un'altra provincia toscana. Noi andiamo avanti così, prima Lucca, adesso Pisa e poi chissà. E di riavere dunque il Presidente qui nella nostra pisaniana. Grazie di essere stato con noi al Presidente Eugenio Giani e grazie dell'ospitalità. Bocca al lupo per tutta la sua vita futura al sindaco di Vico Pisano, Iuri Taglioli. Buonasera a tutti voi, alla prossima!